Qual è lo stato di salute dell'economia umbra? Diciamo che l'analisi che abbiamo fatto, che ha portato all'aggiornamento delle note congiunturali, ci presenta un'economia in rallentamento, a conferma di quanto abbiamo già descritto nel nostro rapporto di giugno. Rallentamento legato soprattutto all'indebolimento degli investimenti e anche all'indebolimento della domanda estera. Secondo voi quali sono le cause e su che cosa bisognerebbe agire per invertire questa tendenza? Ma diciamo che ci sono dei fattori esogeni che sono rappresentati appunto dalla domanda estera, ci sono dei fattori strutturali interni legati alla capacità di produzione, alla capacità produttiva delle imprese, strutturate su come dire, piccole imprese, quindi bisogna aumentare da un lato sia diciamo, la capacità produttiva, dall'altro sia gli investimenti, dall'altro sia l'incremento della capacità tecnologica delle imprese stesse. L'Umbria sta scivolando sempre più verso le zone del meridione. Questa tendenza continuerà oppure c'è la possibilità di arrestare questo fenomeno? Beh, diciamo, prevedere il futuro non è mai così facile. Quello che noi facciamo è ricerca economica, facciamo analisi dei fenomeni, facciamo anche come dire, delle proposte, non tanto di comportamento, ma quanto di suggerimento a quelle che possono essere le dinamiche. Quindi stiamo scivolando, diciamo, cerchiamo di fare del nostro meglio per arrestare Ci sono i margini? ma diciamo, margini ci sono. Ci sono e sono legati soprattutto all'innovazione tecnologica, alle capacità di investire in capitale umano e alla capacità di, come dire, industrializzare, ma soprattutto managerializzare le attività delle imprese che sono di piccole dimensioni.